Siamo con Massimo Gravini, qui sul Lago Maggiore, una giornata bellissima, bellissima per ascoltare un po' di cose che forse non funzionano o non vanno come dovrebbero. Massimo Gravini, tecnico federale istruttore da tantissimi anni, aveva già inviato alla redazione di Eurosho Jumping una lettera aperta che ha avuto grande riscontro. Ora lo incontriamo per approfondire con lui i motivi di questa lettera aperta che tra l'altro è stata pubblicata a quanto ci ha detto Massimo sul mensile Cavalli e Cavalieri, sul sito Cavallo 2000 di Maria Lucia Galli, La Repubblica e Orso Jumping, per cui si è data una grande visibilità a questa richiesta di Massimo, ma credo non ci siano state tantissime risposte istituzionali, vero Massimo? Sì, le risposte istituzionali che mi sarei aspettato sarebbero state ben altre. Io ringrazio ovviamente chi mi ha ospitato, ringrazio Rita per l'intervista di oggi, ma il riscontro istituzionale veramente non c'è stato. Ho avuto la disponibilità del CTE e dell'ingegner Mosca, ma al di là di questo, da parte delle istituzioni tutto tace, soprattutto da parte della FISE e da parte dell'Associazione Istruttori Equitazione. Il problema che tocchiamo è un problema che comunque si pone da anni, soprattutto chi opera in questo settore. Chi opera in questo settore a 360 gradi lavora sul cavallo. Il cavallo occupa 7 giorni alla settimana, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, ti spinge una grande passione, però poi come tutti arrivi ad un certo punto della tua vita che devi fare i conti con quello che hai fatto. E qui purtroppo, nonostante anni e anni di lavoro, non c'è nulla che protegge il lavoratore, intendo dire l'istruttore. Non esiste una categoria, e questa è una cosa credo che comunque è stata sollevata da tanti, non solo da Massimo. Massimo si è fatto un po' il portavoce, credo che sia questo un po' il problema. Poco tempo fa, infatti, Massimo ha fatto un corso come allenatore di galoppo e ha scoperto che ci sono situazioni in cui le cose vanno diversamente. Sì, è stato proprio questo il fattore scatenante. Io qualche mese fa ho sostenuto per passione l'esame di allenatore galoppo, creando così un mio ponte ideale tra equitazione ed ippica, che è un ponte che credo si debba gettare per il benessere dell'intero comparto. E improvvisamente ho scoperto delle cose. Improvvisamente ho scoperto che come allenatore sono una categoria. Ho avuto un riconoscimento immediato da parte dell'UNIRE. Ho due numeri dedicati con due segretarie gentilissime che mi rispondono. Prima non si riesce comunque ad andare in Unire al di là del centralino. Ma quello che più conta è che ho scoperto di poter accedere a una cassa previdenziale, mentre noi istruttori, oltre a non essere di fatto una categoria regolamentata, non abbiamo una cassa malattia, non abbiamo una cassa previdenza e gli unici ammortizzatori che conosciamo sono quelli della nostra macchina. Ecco, il problema dell'istruttore è un problema che insomma spesso è stato preso in considerazione perché poi si ritrova a dover fare una serie di altre attività che spesso vengono contestate. Per cui è chiaro che il problema che solleva Massimo, adesso Massimo si è fatto una portavoce, ma anche perché è stata pubblicata una lettera e credo sia importante dar voce a tutti. Orso Jumping ospita volentieri questa intervista, così come vuole ospitare ovviamente anche il famoso contraddittorio, se ci fosse ora qualcuno che avesse da dire cose diverse, oppure magari scopriamo improvvisamente che invece si sta facendo tanto e noi non lo sappiamo perché molto spesso manca anche l'informazione. Sarebbe corretto e giusto, a parte conoscere i risultati sportivi dei nostri atleti che stanno andando molto bene, anche conoscere un po' come sta andando il mondo lavorativo nel settore equestre, che comunque è molto ampio, vero Massimo? Assolutamente, è molto ampio e io oggi parlo con un pochettino di amarezza, con un pochettino di amarezza per alcune situazioni. Noi istruttori abbiamo commesso l'errore, probabilmente l'associazione di categoria ha sempre commesso l'errore di farsi rappresentare dalla FISE.
La FISE spesso non ha fatto gli interessi degli istruttori. A partire dal 92 ricordo quel tragico weekend che ha innescato la nostra dequalificazione. Allora gestione Checcoli si decise per scambio populistico, perché tutte queste cose avvengono per la ricerca di voti solitamente, si era deciso al GESE di fare una parificazione tra gli istruttori dell'ANTE per farli transitare in federazione e farli diventare istruttori federali. Correva l'anno 92, da allora riclassificazioni, integrazioni, parificazioni sono sempre state solo un modo per dequalificare la categoria. Oggi l'attuale riclassificazione che vediamo, che se non sbaglio oltretutto costa 400 euro, veramente, veramente sprecati, porterà tutti gli OTB a diventare istruttori federali di primo livello. È vero, con le mansioni dell'OTB, ma il nome è quello di istruttore federale di primo livello. Per cui la FISE di fatto raramente ha rappresentato gli istruttori. E la cosa grave è che a seguito della mia lettera aperta, che ovviamente era stata inviata anche a Peppino, presidente dell'ANIE, non ha avuto nessun riscontro. Peppino non mi ha telefonato, e l'amarezza di cui parlavo prima è che l'ufficio della Cassa Previdenza Allenatori Galoppo, che possiamo parificare, possiamo paragonare agli istruttori federali, di fatto, dicevo, l'ufficio è a 350 metri dall'ufficio del CIL dove Peppino risiede. Per cui la cosa mi ha lasciato un po' amareggiato e sconcertato. Ecco, ad onore di cronaca dobbiamo però dire che le parificazioni, mi pare, adesso se sbaglio correggimi, da OTEB a istruttore federale di primo livello comunque non consentono poi di accompagnare gli junior in campo prova. C'è una limitazione comunque rispetto all'istruttore federale che ha seguito un percorso un po' più diciamo complesso e un po' più con affiancamento, per cui rimane un riconoscimento di istruttore con delle limitazioni. Ciò non toglie che purtroppo non è tanto in realtà la figura che può anche essere valutata e presa per quello che è, ma magari è la confusione che si genera nei confronti di coloro che non sanno nulla di equitazione, per cui istruttore OTEB o piuttosto che tecnico, insomma, ecco, sono tutte figure che fanno insomma un po' di, no, di confusione tutte insieme. Per cui io sono contenta di aver ospitato Massimo nel nostro sito. Orso Jumping si occuperà sempre di più di tematiche insomma che riguardano problemi e non solo dell'equitazione. Credo che anche Massimo, se qualcuno volesse rispondere, telefonarci o soprattutto dare la versione diversa o comunque integrare quello che Massimo ha detto, è ospite sul nostro sito ed attendiamo insomma proposte, risposte dopo aver sollevato questo problema. Posso dire ancora una cosa? L'attuale presidente dell'Unire, che è un prefetto sottile, che ho avuto modo di conoscere in un paio di incontri, è persona assolutamente disponibile, è consigliere del CAI, del Club Alpino Italiano. La nostra forza potrebbe essere quella di pensare anche a un albo professionale, come hanno fatto i maestri di sci e come hanno fatto poi le guide alpine. Forse potremmo trovare un appoggio nel prefetto Sottile. È chiaro che il prefetto Sottile si aspetta come interlocutore un'associazione di categoria reale, affidabile, si aspetta un coinvolgimento da parte di noi istruttori. Per cui io credo che sia il momento ideale per affrontare queste due grosse problematiche. Il riconoscimento professionale, perché come Rita è vero, gli OTEB che diventano adesso istruttori federali hanno un mansionario limitato, però poi sappiamo benissimo cosa succede nei campi prova e sappiamo benissimo che sul biglietto da visita possono scrivere istruttore federale, come posso scriverlo io, che sono istruttore federale di merito, anche se sto aspettando un colloquio dalla federazione che non riesco a ottenere per integrare la mia qualifica. Grazie ancora dell'ospitalità e spero di incontrarvi numerosi a Verona, perché a Verona saremo presenti padiglione 4, stand a 3. E spero di avere un riscontro per portare avanti con tutti voi queste problematiche. Grazie. Ecco, Orso Jumping
Saluta a tutti e soprattutto restiamo anche noi in attesa di risposte, di lettere aperte, perché no, se, di interviste. Noi siamo disponibili a mettere e a sentire un po' le voci di tutti perché credo che sia l'unico modo per far conoscere piccoli problemi o situazioni non chiare a tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.